Dopo la vittoria di Udine nella casa Juventus, ora si sogna, ma a risvegliare la vecchia signora ci pensa il Palermo. Pronti via, Rosanero in vantaggio. Minuto numero 2, lo scambio tra Pastore e Piniglia, poi il tiro di Ilicic sulla respinta di Storari. Arriva Pastore a siglare l'1-0 per la squadra di Delio Rossi. Da riapprezzare l'1-2 tra Piniglia e Ilicic, poi il destro vincente di Pastore. Prova subito la risposta alla Juventus al 15esimo, il pallone dalla destra, il lancio di Motta, trova Pepe che ci prova di sinistro al volo, pallone che si perde però sul fondo. Continua ad attaccare però il Palermo e quando attacca si fa pericoloso. Qui ancora Pastore che esplode il destro, destro deviato, recupera il pallone senza problemi Storari, ma è ancora la squadra siciliana ad attaccare. Il lancio per Piniglia, 2 minuti più tardi al 37esimo, Piniglia ci prova con il destro, pallone fuori di pochissimo, vicinissimo al 2-0 il Palermo. Nei minuti finali del primo tempo la partita si fa incandescente, ci prova Del Piero direttamente su punizione, bravo Sirigu a mandare in calcio d'angolo. Minuto numero 41, altra stupenda giocata di Pastore, 1-2 questa volta con Piniglia. Pastore fa a fette la difesa bianconera, poi sceglie il palo più lontano che va proprio a cogliere, grande giocata dell'argentino, vicinissimo al 2-0 il Palermo, ma vicina la Juventus al pareggio al 43esimo con questo destro di Del Piero che si stampa sulla traversa. Fine primo tempo tra Juventus e Palermo, 1-0 per il rosanero. Grande Palermo, punteggio un po' pesante per la Juventus adesso rispetto a quello che abbiamo visto in campo. No, è pesante, abbiamo detto, infatti la Juventus è stata sostenuta sempre dal proprio pubblico, perché ha capito che la squadra stava facendo una buona partita. Questo è un gran gol, secondo me non lo vede neanche partire. Tirare palla, sovrapposizione, cross. Quando i cross arrivano dal fondo, Iaquinta e Amauri sono pericolosi.